Ma cominciamo dalle tonnellate di cibo buttate via nel secchio ogni giorno. È cibo perfettamente utilizzabile e commestibile, ma finisce nei cassonetti. Ogni anno, solo in Italia, si perdono 6 milioni di tonnellate di generi alimentari. Il 15% del pane e della pasta, il 12% della verdura, il 18% della carne che compriamo quotidianamente. Le ragioni di questo spreco sono le più varie. Finiscono nei rifiuti gli ortaggi leggermente ammaccati, si buttano via i dolci del carnevale perché passata la festa non hanno più mercato. Per i prodotti invenduti, gli scaffali degli ipermercati devono sempre essere pieni e attraenti, ma non tutto si riesce a smerciare prima della data di scadenza. Persino il lancio di un nuovo tipo di packaging manda in discarica prodotti alimentari ancora validi. Una stortura della nostra catena alimentare, se pensiamo che gli scarti prodotti impropriamente dagli italiani potrebbero sfamare 3 milioni di indigenti. Contribuiscono allo spreco i commercianti con 170 tonnellate l'anno di cibo perfettamente integro buttato, ma anche le famiglie fanno la loro parte. Ognuna getta via nell'immondizia l'11% della spesa mensile, in soldoni 584 euro l'anno. Da tempo però c'è chi si è fatto carico di cercare di recuperare e poi di distribuire tutti questi prodotti alimentari destinati altrimenti a diventare rifiuti. Sono state sperimentate diverse soluzioni, vediamone una. Recuperare le eccedenze alimentari della città per destinarle a mense, case famiglia e centri di accoglienza. Questo è lo scopo del progetto Roma non spreca. Dal 2005 ha recuperato oltre 220.000 kg di cibo. Si tratta appunto di scatolame, come pelati, carne scatola, tonno, pasta, ma abbiamo anche generi freschi. Ieri è arrivata questa email in cui ci si fa presente che questa grossa ditta ha un grosso quantitativo, si tratta di 40 bancali di generi alimentari. Bene, tutti questi generi alimentari che non sono in scadenza ma che occupano uno spazio all'interno del magazzino andranno distrutti se noi non li ritiriamo. E così noi siamo andati in questo grande magazzino di Fiano Romano, dove ogni giorno partono le merci che riforniscono circa 120 supermercati, per capire che tipo di prodotti vengono donati. Qui abbiamo l'esempio di un prodotto che stiamo per donare. È un prodotto che è ancora commestibile, tant'è vero che ha una scadenza del 30 luglio 2008, però è un prodotto che noi stiamo togliendo dall'assortimento e quindi è un prodotto che non viene reso al fornitore, sarebbe destinato alla distruzione e quindi noi lo doniamo tranquillamente. Sono prodotti che ancora commestibili ma che non hanno una vita commerciale. Vengono regalati prodotti legati alle feste o magari con confezioni leggermente ammaccate o prodotti freschi con scadenze troppo ravvicinate. C'è anche un vantaggio economico perché la distruzione comporta dei costi e quindi comunque c'è anche un risparmio economico, quindi c'è un doppio vantaggio, un vantaggio etico e un risparmio economico. Alan e Massimo del centro a stalli sono venuti a ritirare panettoni e altri dolci delle passate feste. Scadono a luglio, ma non si possono più vendere. Così invece andranno ad arricchire il pasto di oggi. L'associazione per cui lavorano si trova in pieno centro a Roma. Qui vengono rifugiati politici, persone in fuga da paesi in guerra, spesso vittime di torture. La mensa apre tra poco, ma la fila è già lunga. È la materia prima che ci consente di dare un pasto alle 400 persone che quotidianamente accogliamo. Oggi ci sono stati regalati dei panettoni. Nel pasto che viene offerto alle persone è un di più di cui siamo contenti, ma è una goccia in un mare di bisogni. Le persone che arrivano da noi molto probabilmente nell'arco della giornata ricevono l'unico pasto. Questo invece è l'Emporio della Solidarietà, un supermercato molto particolare. Le merci arrivano sugli scaffali grazie a iniziative come Roma non spreca, il Banco Alimentare e una serie di sponsor privati. L'Emporio della Solidarietà è un po' la risposta a quella che oggi è l'ultima frontiera della povertà a Roma, quella che viene chiamata la sindrome della quarta settimana, le famiglie che non arrivano alla fine del mese. Da aprile le famiglie selezionate dai centri di ascolto diocesano e dei servizi sociali potranno fare la spesa qui. L'utente viene, che noi chiamiamo gradito ospite, con una tessera che chiameremo card. Questa card dà possibilità di una spesa mensile di 200 euro attuali, che noi vorremmo indirizzare settimanalmente a 50 euro. Certamente poi quando escono verrà scontata dalla scheda, dalla card, i prodotti che hanno acquistato, dando a ciascun prodotto una catalogazione e quindi un valore.
generi alimentari che arrivano dalle eccedenze dei supermercati, ma anche passeggini e scarpe. E tra gli sponsor dell'iniziativa anche i turisti di Roma. Infatti l'iniziativa è finanziata con parte delle monetine della Fontana di Trevi. La corsa dei prezzi non si ferma, il petrolio è arrivato alle stelle. L'Istat ha confermato che per i prodotti di più largo consumo, come pane, carne, pasta, gli aumenti sono molto più alti di quanto dicono le medie ufficiali. E così cresce la preoccupazione di consumatori e famiglie. E da qualche giorno è stato istituito dalle Camere di Commercio un call center proprio per denunciare i rincari anomali. Sentiamo quali sono le proteste più frequenti. Le spiego. L'olio di mais da settembre ad oggi è aumentato quasi del 40%. Okay. Posso dirglielo? Sì, certo. Da settembre ad oggi è aumentato il 40%. Come fa le famiglie? Mi dica, il pane. Il pane è aumentato del 25%. La pasta, da settembre ad oggi è aumentato del 30%. Io un bambino piccolo, quindi acquisto il latte in polvere, è lo stesso tipo di latte che acquistavo qualche giorno fa, a 14,20 € la confezione, l'ho trovato a 17,30 €, quindi un aumento. In realtà mi hanno cambiato la veste grafica del prodotto, hanno cambiato la confezione, la quantità di prodotto è la stessa e l'aumento mi sembra piuttosto sostanzioso. Allora il parrucchiere, mi dica il parrucchiere. Per esempio il parrucchiere, non so, una piega a 12.000 lire, ora me la ritrovo a 13 euro. Cioè, ma è giusto che un parrucchiere debba moltiplicare una somma, cioè una cifra? Cioè, ma è giusto questo? Non lo so. Ieri abbiamo avuto il déblayage delle offerte. Sì? Sono andata che cominciava stamattina, tre prodotti che stanno scritti dentro a questo déblayage per propaganda non ci sono. E come si sono scusati quelli del supermercato? Sa che cosa mai? Se non li hanno ancora consegnato, ho detto quanti, siete poco seri perché tutti gli altri supermercati li mettono. E mi hanno detto che c'è questa legge nazionale che consente agli avvocati, a tutti quelli del ramo, di farsi pagare per il contributo integrativo. Si chiama CNPA. Ho capito. Quindi lei sta segnalando di aver avuto una maggiorazione di costo su una parcella, diciamo così, per un contributo di cui non ritiene giusto dover pagare lei. Le sembra giusto che ci sia questa cosa che che facciano pagare agli utenti un contributo per la cassa mutua, per le malattie, io non so, per il fondo. Ho capito, ma quanto ha gravato sulla sua parcella questo CNPA? Ecco, questo è il 2%, però dopo su questo si paga anche l'IVA del 20%, per cui non è per il costo perché sono 20 euro. Pronto? Sì. Ecco, allora, qual è la segnalazione che ci vuole fare? Qual è l'oggetto? La segnalazione è sul prezzo, chi è una levanella. Ok, e il prezzo? Allora, il prezzo che praticano da una settimana, non da ora, è 1,351. Questo da una settimana, ricorda il prezzo precedente? Circa 1,330 o qualcosa del genere. Quindi una ventina di centesimi. Il prezzo prima, quello che praticavano prima, quindi più di una settimana fa. Ho capito. Siccome sentivo parlare di prezzo massimo del gasolio di 1,331, grosso modo, ho detto, mi sembra altino alto come prezzo. Certo, la ringraziamo della segnalazione. Prego. Ora andremo avanti con i suoi dati personali, sì, ok? Vi ricordo che se volete telefonare a questo numero verde attivato dalle Camere di Commercio dovete comporre 800 95 59 59.